Buongiorno a tutti ragazzi, oggi 5:40 del mattino, direzione Mantova per la prima gara di pesca in kayak del campionato italiano FIPSAS Acque Interne. La giornata si prospetta abbastanza interessante perché guardate, vi faccio vedere. Abbiamo già delle belle nuvole, però là sembra essere un pochettino più chiaro. Speriamo il clima migliori e soprattutto che non venga a piovere troppo, perché sennò la gara viene annullata. Il mio kayak è sopra di me, sul tetto. Come si sente, c'è un bel casino a causa delle cinghie, perché evidentemente non le ho tirate sufficientemente, però vabbè, almeno mi tengono sveglio. Direi che ci vediamo appena arrivo a Mantova e vi racconterò un po' questa gara, vi racconterò un po' come andrà e vi racconterò un po' come la approccerò. È la prima che faccio, speriamo bene e via così, dai, portiamo a casa il risultato. Bene ragazzi, eccoci qua arrivati. Allora, c'è già un bel po' di gente, la cosa è positiva, guardate, c'è un bel lobby sullo sfondo. E niente, carichiamo tutto poi sul kayak e iniziamo a partire. Allora, la gara è partita, adesso vi faccio vedere un po' lo sfondo, siamo circa una quindicina, non di più. Un po' si sono direzionati sulla destra del lago, un po' stanno andando verso la zona centrale e vediamo, abbiamo 6 ore circa di tempo. E allora, per quanto riguarda il regolamento, vi dico, i pesci da catturare sono aspio, luccio perca, luccio, pesce gatto americano e persico. Se non erro, le 5 catture migliori in termini di lunghezza e ovviamente e 2 migliori catture per quanto riguarda il luccio. Siamo sul lago inferiore di Mantova, un posto bellissimo dal punto di vista storico, ma forse dal punto di vista di pesca molto difficile. Vediamo cosa riusciamo a tirar fuori. All'1:30 bisogna essere dietro, perché sennò sono tot punti di penalità ogni 15 minuti di ritardo, quindi non farò una distanza estrema. Cerchiamo di prendere qualcosa e buona fortuna. Bella raga, mi butto sulla GoPro, che ovviamente è qua, e vediamo, speriamo bene, dai, a presto. Allora, ore 10, sono passate quasi 22 ore quasi, e non si è visto un cazzo. L'acqua è veramente, veramente molto bassa, lì c'è una nutria che la sta spallando.
Che cazzo era? Allora, visto che ho avuto l'attacco lì, ci sto riprovando. Ma non me ne sono neanche reso conto di che cavolo di pesce potesse essere. A cagare, va. Ah, probabilmente era un aspio. Perché una velocità così in un bus non l'ho mai vista. Ma no, proprio mai. Allora, ho fatto una, ma no, breve pausa, ho mangiato una briochina gentilmente offerta dai ragazzi della gara e adesso vediamo. E adesso vediamo. E vai! Sì! Sì! E vai! Primo aspio della mia vita e primo aspio in gara soprattutto. Ok raga, ho preso un aspio, adesso ve lo faccio vedere, devo anche misurarlo. Il pesce è sempre nel guadino, hanno detto che si può scendere per fare la misurazione. Io scendo, faccio la misurazione con la foto e poi rilasciamo il pesce. Aspio preso, adesso ve lo faccio vedere, facciamo qualche inquadratura e poi lo liberiamo. L'ho misurato, è circa 45 centimetri, quindi niente di particolare, però è il mio primo aspio. Eccolo qua raga, lo liberiamo. Aspio e via, col rilascio subito. Vai! Eccoci qua. Continuiamo. Sapevo io che questa tecnica pagava. Come avete visto, l'acqua è veramente molto bassa. I pesci sono in caccia sotto riva, non sono enormi, però comunque oh, guardate, l'ho preso con questo, ragazzi. Un bend minnow piegato, quelli così. Non di grossissime dimensioni, saranno 7-8 centimetri. Ed è micidiale perché recuperato una via di mezzo, metà a galla, metà sotto, mi è andato prima, un poco più avanti, e adesso l'ho preso. Vabbè, niente ragazzi, ultima. Quante ore sono? 12:50, 10 minuti e poi bisogna intraprendere la strada del ritorno, perché meglio non arrivare in ritardo. E quindi last cast là.